Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video andrò a recensire finalmente le sospensioni nuove della mia macchina, sospensioni che vi ricordo comprate da linaoriginale.it, di cui vi lascio tutti i link in descrizione, compreso il codice sconto da poter utilizzare su qualsiasi prodotto sul loro sito. Quindi ragazzi, io direi di mettere subito in moto la macchina e di partire, così vediamo un po' tutti i vari punti positivi e negativi dell'assetto. Ok ragazzi, cominciamo quindi con questo video e con i vari punti positivi e negativi dell'assetto. Allora, vi ricordo che ho montato un assetto CONI Special Active con molle e hipace da meno 3. Devo dire che mi sto trovando molto 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 bene. E diciamo che lo consiglio, ma lo consiglio non a tutti ovviamente. Questo è un assetto secondo me veramente ottimo, perfetto per chi ha una esigenza specifica come la mia, ovvero di conciliare comfort e sportività. E devo dire che ragazzi, questo kit è riuscito al 100% a centrare questo obiettivo. Oramai sono 2000 km più o meno che ho montato questo assetto e l'ho provato in tanti ambienti, in tante situazioni della strada, del manto stradale, e sono rimasto colpito in tutte le situazioni dall'efficienza di questo assetto, di queste sospensioni. Ragazzi, mi sono trovato molto bene in situazioni di asfalto molto disconnesso perché io utilizzo comunque la macchina tutti i giorni in città, in strade anche extraurbane, quando vado in montagna, e l'asfalto fa schifo. Mi sono sempre trovato molto bene, ovviamente bisogna fare sempre attenzione perché comunque poi cerchi da 18, ho delle molle meno 3, quindi l'assetto è più basso, la corsa dell'ammortizzatore per appunto ammortizzare è minore rispetto all'originale, quindi bisogna comunque fare attenzione sulle buche. Non è che uno ci può passare a 100 all'ora, se no spacchi il cerchio, spacchi l'ammortizzatore, ma questo vale per qualsiasi tipo di sospensione. Quindi, come torno a prima, lo consiglio appunto a tutte le persone che hanno l'esigenza di un assetto confortevole perché utilizzano magari la macchina tutti i giorni in più situazioni, ma non vogliono rinunciare alla sportività dell'assetto. Quindi, quando per esempio in questo momento la strada è più o meno perfetta, è idonea per tra virgolette correre, non bisogna correre per strada, per uso pista, vi garantisco che la rigidità di questo assetto è ottima. Ovviamente si può ottenere qualcosa in più, ma per quanto riguarda la sportività, ma bisogna poi andare a ridurre il comfort, quindi bisogna andare a comprare un assetto stradale, sportivo, completo. E quindi se avete questa esigenza, ovviamente io personalmente non vi consiglio questo CONI Special Active, ma piuttosto vi consiglio un assetto sportivo stradale al 100%. E che altro dirvi, ragazzi? Come funziona questo impianto di ammortizzazione di sospensione CONI Special Active? Funziona in una maniera veramente semplice, ragazzi. Il meccanismo è molto semplice, è meccanico completamente, non c'è niente di elettrico.
cosa succede dentro l'ammortizzatore? In sostanza ci sono due flussi idraulici, due valvole, anziché un flusso idraulico come troviamo su qualsiasi sospensione stock standard originale delle macchine o più sportive. Quindi cosa succede? Se il manto stradale è disconnesso, entra in gioco un flusso che consente un'ammortizzazione maggiore della sospensione. Se l'asfalto permette una corsa più sportiva, quindi abbiamo una necessità di più rigidità, entra in gioco un altro fattore, un altro olio, ovvero il secondo flusso idraulico. In questo modo Mamma Goni è riuscita a conciliare comfort e sportività in un assetto ed è veramente fantastico, ragazzi. Ve lo straconsiglio se avete queste mie necessità. Che altro dire? Niente, anzi, sono veramente contento di questo assetto, di questo upgrade che ho fatto. Ovviamente potete utilizzarlo con molle e i budget che ho io da meno 3 o volendo anche da meno 4, meno 5, insomma, quello che volete. E che dire, è perfetto. In combo con queste molle e i budget mi ritrovo quel poco di rigidità in più che volevo, soprattutto quando sto in situazioni in cui mi voglio spingere un po' oltre. Un pochino questo scarichello in questa bella giornata di sole di novembre con questo assetto super rigido che non si scompone minimamente e ragazzi è qualcosa di assurdo. Sorridere e quindi niente, io direi che il video, ragazzi, si può concludere qui. Abbiamo parlato dell'assetto, dei suoi tratti positivi e negativi, forse più positivi che negativi, perché per il momento di note super negative non ne ho trovate, in quanto il comfort è aumentato veramente troppo rispetto alle sospensioni che avevo prima e anche con il comfort aumentata la rigidità. E ringrazio ancora Lina Originale, di cui lascio, vi ricordo, in descrizione i link e il codice sconto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, commentate se avete dubbi, domande, di iscrivervi soprattutto al mio canale, attivate sempre la campanellina e followatemi su Instagram, mi raccomando. Per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta, ciao!
Ciao a tutti.